benvenuta. Buongiorno, benvenuta. Cristina è venuta a parlarci del suo ultimo libro, Stelle Solitarie, il suo primo libro pubblicato per Einaudi. Primo con Einaudi. Cristina, possiamo partire proprio dal titolo, Stelle Solitarie. Cosa vuol dire e di cosa parla il libro? Allora, due cose. Questo libro è ambientato in Texas, che è il Lone Star State, lo stato della stella solitaria. Una bellissima immagine che purtroppo è andata a definire molto, in maniera secondo me molto poetica e calzante, la condizione di persone che si ritrovano a vivere un periodo di malattia. È un racconto autobiografico, io la definisco un'autofiction estroversa, nel senso che ci sono io, però mi piace raccontare un po' le storie delle persone che ho intorno. È capitato che a un certo punto della mia vita io avessi mio marito e la mia migliore amica, entrambi malati, giovani, belli, malati. Stelle solitarie, quindi persone che in qualche modo si sono chiuse un po' nel loro guscio per curarsi, per affrontare questa situazione e con le quali io ho cercato di comunicare. Non è facile, credo che chiunque sia passato in questa situazione, che è la situazione privilegiata dell'accompagnatore, sa quanto sia difficile comunicare con una persona che non sta bene. E cosa è successo? È successo che quando mio marito, grazie al cielo, era guarito, la mia migliore amica mi ha detto: senti, vorrei andare a vedere che cosa succede a Houston, perché Houston è la capitale della ricerca oncologica in tutto il mondo, quindi se c'è una sperimentazione, un farmaco nuovo, più o meno è lì che diciamo la cosa avviene. E quindi mi ha insomma chiesto di accompagnarlo, oppure non mi ricordo, insomma ci siamo guardate, ci siamo dette questa cosa la facciamo insieme. E questo viaggio, come spesso capita quando si è con i migliori amici, è stato sempre più divertente che tragico, sempre più allegro che pesante, e soprattutto è stato un viaggio di scoperta, perché ci siamo ritrovate in un posto lontano, lontano, e che però curiosamente ci ha dato un'energia, un orizzonte, un senso di possibilità, che era un po' proprio la prima cosa che quando si sta male, quando si è in un contesto del genere, viene a mancare. Siamo state molto fortunate di poter fare questa cosa, che insomma anche economicamente richiede un impegno. Siamo stati molto bene accolti, perché lì è capitato che insomma facessimo alcuni incontri particolarmente significativi. E di questi incontri e dell'umanità che avete trovato ci racconti dopo la pubblicità, in modo tale che scopriremo non solo la tua vita, ma la tua vita contenuta all'interno di queste sedie solitarie. Tra poco. Grazie mille. Ci vuole il caos dentro per vedere una stella danzare, diceva qualcuno. Forse vale anche per le stelle solitarie, di cui ci sta raccontando Cristina Marconi in questo momento, edito da Einaudi. Parlare di malattia, parlando anche di altro, parlando di tutto ciò che circonda, dello spirito che riesce a sostenere nonostante tutto, anche andando a Houston. Questa cosa per me era importantissima, perché c'è sempre la paura, no, di vedere una persona schiacciata contro la malattia, come se a un certo punto fosse veramente soltanto la sua cartella clinica. Io non volevo, diciamo, appellarmi a cose che si sono già, insomma, sono importantissime, come la resilienza, il farcela, il lottare e tutto quanto, anche se poi sull'idea di lotta, insomma, io penso che la lotta contro le malattie spetti ai medici, agli altri spetta qualche cosa, diciamo, una fedeltà a se stessi, no? Al proprio ideale di vita, perché se no, no, diventa una gara e le gare, insomma, non sono mai una cosa tanto bella. E quindi sì, volevo un po' cercare di celebrare l'amicizia, la vita delle persone, al di là appunto di quella che è la diagnosi, che poi può insomma comportare, no, anche una sorta di cupezza, una polvere, un'idea di appannamento. Ora, la mia amica di appannato non ha proprio niente, nel senso che è una persona, questo insomma nel libro si vede bene, che trasuda ironia, una capacità dissacrante di vedere le cose sempre in una maniera un po' diversa, dove non te l'aspetti. Lei non ha mai detto una cosa che io pensavo avrebbe detto, no? È sempre... E quindi è stato curioso, perché questo viaggio, che era partito appunto come un viaggio di cura, un viaggio diciamo con una finalità molto chiara, si è poi trasformato in un momento in cui anche per me, che appunto non mi piace mettere i riflettori su di me in una circostanza del genere, perché appunto grazie al cielo non ero io la persona malata, però anche per me c'è stata proprio un'apertura di orizzonti, anche un essere così esposta, no, alla magia dell'amicizia, alla magia dell'amicizia che ti fa riconsiderare le cose, che ti permette anche un po' di fiorire in un momento in cui stavi sfiorendo, e soprattutto anche, diciamo, da un punto di vista letterario, un po' filosofico forse anche, mi interessava un po' analizzare questa
No, il complesso della Croce Rossina, la sindrome della Croce Rossina. Ma che cosa fa poi questa Croce Rossina? Forse si vuole guarire pure un po' lei, no? E quindi ho voluto essere in questo anche un po', fare un po' di autocritica e guardarmi un po' allo specchio. E devo dire che in tutti questi incontri, perché tutti mi chiedono perché hai fatto un'autofiction, a te piace di solito raccontare storie, ma questa è proprio una storia che mi è corsa incontro, è arrivata con un cast, è arrivata con tutta una serie di scansioni. Io insegno scrittura e dico sempre, quando si insegna la trama, no? Cioè il viaggio dell'eroe, ci sono proprio, c'è il momento della chiamata, dice, no, che fai, parti all'avventura, no, non voglio partire all'avventura, la seconda parte in cui ti ambienti, incontri delle persone che ti insegnano qualcosa su di te, poi c'è il grande ostacolo e poi la nuova stabilità. E questo viaggio è avvenuto esattamente in questi termini. Quindi abbiamo avuto la possibilità di conoscere grandi scienziati e, diciamo, vedere un pochino il loro punto di vista. Mi ha molto intenerito la storia di questa giovane dottoressa italiana che, per esempio, lavora ai massimi livelli durante la settimana e nel weekend fa la commessa a Houston. E ho pensato proprio anche lì quanta avventura ci vuole per fare una cosa del genere. E poi ovviamente tutti quanti, nel momento in cui io nomino il Texas, io lo so che voi state pensando ai cowboy, state pensando ai cappelli. No, io penso a Beyoncé, che tra l'altro citi nel tuo libro, perché Houston partorisce delle stelle, ma una di queste è chi ci ha insegnato a essere survivor. Assolutamente, la questione del survivor, che è un concetto che mi sono rigirata tra le mani dicendo ma che cosa vorrà dire, ma invece alla fine lo facciamo nostro, perché quando si passano dei periodi difficili è giusto anche mettersi una stelletta addosso e complimentarsi un po' per come si è superato questo momento. Quindi niente, questa grande megalomania, possiamo dirlo, questa grande ambizione, questa voglia, no, è la città dello spazio, si va solo alla luna, la medicina, l'arte, perché c'è tutto un aspetto che non si conosce di questo posto, una città molto bella, piena di capolavori. Ecco, tutto questo ha avuto un effetto, una città molto spirituale anche, ha avuto un effetto molto vivificante per noi. E quindi ho voluto ricondurre e ritracciare tutto questo in una storia che parlasse un pochino a chi si trova ad attraversare passaggi veramente un po' opachi della vita, per non dire, no, cito tanto Susan Sontag che parla di lato notturno della vita. A un certo punto c'è il lato notturno della vita, non è sempre tutto solare. Però le stelle sono lì e concentrate nel loro tentativo di stare meglio o di guardare in alto e trovare un significato anche, diciamo, ai passaggi più bui, e possono irradiare tantissima forza. Io mi sono messa lì e mi sono lasciata. Cristina, stare accanto a una persona malata non è facile. Non è facile. Ancor di più quando quella persona malata è un tuo compagno, è una tua amica, è una persona a te cara. Qual è il consiglio che daresti a qualcuno che in questo momento sta attraversando quello che ha vissuto Cristina? Allora, il consiglio che darei è innanzitutto prendere, lo so che si parte, no, sempre da questo piccolo egoismo, però un pochino, uno spazio, una danza, un canto, qualche cosa per sé, veramente la famosa stanza tutta per sé di Virginia Woolf, perché bisogna essere sempre pronti a dare amore, sempre pronti a dare assistenza. Per chi sta accanto, a chi sta accanto, invece consiglierei di tanto in tanto di chiedere e tu come stai? Perché c'è sempre, no, purtroppo, cioè, i tumori soprattutto fanno molta paura, quindi è vero che io qui lo racconto, ci sono state reazioni molto disordinate da parte di persone che sono sparite, persone che invece ci sono state accanto in maniera fortissima. Però io credo che ci voglia una grande comprensione, ma che questa grande comprensione va anche alimentata, perché siamo tutti umani e quindi è giusto che, diciamo, anche il lato spirituale e di salute mentale, di equilibrio di chi sta accanto sia sempre curato. E poi, insomma, la grande fortuna appunto è il curatore del curatore, che io trovo una figura. Scrivere e rileggere questo libro che cosa ti ha insegnato? Questo libro mi ha insegnato, diciamo, nello scrivere, devo dire, la grande gioia della scrittura per me è quella di poter immortalare le cose, e dico immortalare proprio nel senso etimologico del termine, no? Dargli un'eternità, dargli uno spazio a cui si può tornare e riguardare le cose sotto una certa luce. Mi ha insegnato anche che appunto non bisogna mai sottovalutare quello che la nostra psicologia poi ci porta a fare, quindi insomma bisogna avere rispetto per i propri pensieri, le proprie sensazioni, e che la bellezza alla fine salva tutto. La grande luce salva tutto. E allora, Cristina, vogliamo ricordare Stelle solitarie, pubblicato per Inaudi, Cristina Marconi. Grazie Cristina. Grazie mille davvero. Buona giornata. Ti auguriamo un buon pranzo, perché sappiamo che farai il pollo di Rita Monastero. Corro a cucinare.